Buongiorno a tutti, sono Guido di Roma, nato nel 1925 e sono qui a testimoniare sullo rastrellamento del quadraro nel 1944. Fui rastrellato, non in casa perché ero riuscito a uscire dalla casa, ma sulla via centrale. Fui preso da altri soldati tedeschi e insieme ad altri fummo portati al cinema Quadraro, dove siamo stati registrati. Poi con i mezzi della Steffel, del traghetto, fummo portati a Cinecittà e lì nei due campi, due padiglioni, e sono stati in attesa per due giorni circa e portati con tanti mezzi a Terni, la vecchia fabbrica della Montezio. Da Terni siamo stati portati con altri mezzi a Firenze e rinchiusi sempre nei vagoni ferroviari chiusi, e anche sotto il bombardamento eravamo tutti fermi là, aggrovigliati dentro i vagoni, c'erano 45-50 persone. Dopo alcuni giorni siamo stati portati a Fossa, in Carpi, che era un ex campo di prigionia dell'epoca fascista. Poi successivamente siamo stati portati a Ratibor, che è in Polonia, dove alcuni funzionari delle industrie tedesche venivano, in base a quanto dichiarato al cinema Quadraro, che esperienze di vita erano, che era meccanico, falegname, io non sapevo mai niente perché ero impiegato. Quindi sapevo che c'era una persona che cercava 20 persone per Wiesbaden e Francoforte. A me interessava avvicinarmi all'Italia. Quindi io mi misi dietro a questo signore e con un treno civile, ma chiuso come sbarramenti dai tedeschi, arrivavamo a Francoforte e poi a Wiesbaden, in una fabbrica di concimi, no, di una fabbrica che produceva plastica per altri servizi. Dopo lo sbarco in Normandia, anche se in fabbrica non stavamo male, fummo portati nei campi di lavoro per fare gli sbarramenti che quando sono arrivati gli americani con quei mezzi che avevano loro, il lavoro fatto da noi fu proprio buttato al vento. Poi abbiamo passato la parte più difficile per noi, perché lavoravamo in continuazione. E poi eravamo costretti a fare dei viaggi sempre a piedi col freddo, e sotto la pioggia andavamo verso le fabbriche della Volkswagen, che noi non sapevamo neanche che cos'erano all'epoca. Ed è stato complicato continuare, però fummo anche successivamente portati
sulla linea che divideva Maginot e Sigfrido, no? A tagliare gli alberi enormi, dove abbiamo avuto più incidenti e anche mortali, con la chioma degli alberi che, essendo uno vicino all'altro, quando cadevano abbiamo avuto più di qualcuno che ci ha rimesso la vita. Poi avevano capito i vescovi che dovevamo stare di santi uno dagli altri. La sfortuna descritta perfettamente da Ilario Gabrali, che io fui preso mentre rubavo le patate nella cucina e mi portarono verso fuori del campo. Pensai che era finita. Invece, forse perché non piangevo e qualcun altro ha preso qualche calcio, io neanche mi... E però si rimandarono al campo per lavorare, ma io non avevo manco le scarpe, niente. Quando sono arrivato insieme agli altri sul campo, ho avuto la fortuna. Un soldato tedesco, anziché farmi lavorare, mi ha curato con un focolello piano piano per riprendere l'articolazione ai piedi, ma veramente ho cercato di sapere come si chiamava, perché se domani fosse riuscita a sopravvivere avrei voluto ringraziarlo ancora, perché io se ho i piedi è grazie a lui. Io sono stato liberato dagli americani. E ti dirò che le avanguardie di qualunque colore sono e di qualunque nazione cercavano pure se avevamo ancora qualche cosa addosso da rubare, ma dopo un paio di giorni sono arrivati i comandi e tutto tornò in ordine. Ma mentre prima noi litigavamo quando si divideva il pane, che fosse proprio di centigrammo di ognuno, dopo con gli americani l'abbondanza di tutto, il pane rimaneva sul letto qualche 2 o 3 giorni e non voleva nessuno più, perché mangiavamo tutti. E sono tornato in Italia tramite il treno che arrivava da Ulm al confine svizzero, ma gli svizzeri non permisero di poter aprire i vagoni, perché non potevamo, e nessuno è sceso nel territorio svizzero, nessuno, fino a siamo arrivati in Italia. E ci abbiamo messo parecchio tempo per arrivare a Roma, perché c'erano le ferrovie che non funzionavano. E, insomma, era un'Italia diversa da quella che vediamo oggi. All'epoca non sapevi manco se domani ci stai ancora o meno. Ognuno faceva gli affari suoi. Non eravamo noi che arrivavamo poi a Roma al Quadraro, che era chiamato Shanghai. Quando si scendeva giù dal tram, ecco signori, siamo a Shanghai, che era il Quadraro di una volta. Oggi è diverso, ma mica tanto, perché anzi tutta la zona a est del Quadraro è rimasta uguale. Non è cambiato mica niente. Noi avevamo un progetto per la costruzione, tanto regolare, ma non ci permisero neanche di costruire. Quindi non è cambiato niente. Come era? Era. Tutte casette con l'orto. Però siamo riusciti a sopravvivere
e lavorare. Io ripresi a lavorare dopo 4 giorni. Anziché andare a fare manifestazioni, tornai a lavorare nella fabbrica attuale Montedison a Tuscolana. L'esperienza che abbiamo ricevuto da questa situazione tragica è stata di sofferenze, di prepotenze, ma siamo riusciti a sopravvivere. E dal vecchio quadrato siamo stati sempre stati rispettati poi. Qualcuno che ci ricorda che aveva fatto parte del fascismo. E io lo incontrai, uno di questi, verso piazza, verso Colonna, faceva guardia macchine. Quando mi ha visto, mi ha riconosciuto, è andato via, ma non ha importanza perché a me non me ne fregava proprio niente. L'importante è che sono riuscito a sopravvivere, sposarmi, ho 2 figli eccezionali e ringrazio Dio che ci ha protetto. Ringrazio tutti per l'attenzione che avete avuto nei miei confronti e sono sicuro che quello che ho passato io non lo passa più nessuno.